Bentornati a Mi Manderai Tre. Fra poco parliamo anche di cucina, di barbecue e del riciclo. Guardate queste immagini impressionanti che vi manda in onda la regia. Per colpa di un barbecue qualche mese fa in provincia di Como, le fiamme hanno distrutto 1000 ettari di bosco, ucciso decine di animali e intossicato 2 persone. Mi Manderai Tre vi spiega come gestire la brace in sicurezza. Sigla, poi cominciamo. Michele Ruschioni, giornalista, buongiorno, gastronomico, e come vedete anche dalla quantità di carne che abbiamo qui parliamo di barbecue. Vediamo un po' di dati prima di parlarne. Abbiamo già arrostito un po' di maiale, un po' di salsiccia per non farci mancare nulla anche in questi giorni a Mi Manderai Tre. Italiani patiti di barbecue, in media facciamo 13 grigliate l'anno, l'88% delle famiglie possiede un barbecue, l'82% delle grigliate è preparata da uomini. Cosa mettiamo sulla brace? Vediamo, bistecca o costine di maiale per l'84%, poi salsiccia, hamburger, pesce, verdure e infine anche i formaggi. Allora, Ruschioni, quali sono le regole per un barbecue perfetto? Innanzitutto presentarsi al barbecue con la simpatia e l'allegria. Okay? Certo. Perché evitate. È un momento di gioia e di spensieratezza. Quando si accende il barbecue, certo, non si pensa ai problemi quotidiani. Poi una, diciamo, un po' di attenzione da parte del grigliatore, no? Che è una figura sempre molto altruista, perché sì, sta lì di fronte alla griglia suda, però attenzione perché poi alla fine gestiamo sempre il fuoco e si rischia, insomma, basta una disattenzione e si rischia di rovinare la giornata. Qui abbiamo due diversi tipi di barbecue, uno coperto e uno scoperto. Qual è la differenza? Ora vi spiego. Questa è la classica griglia all'italiana. Okay? Questa è una griglia. Questo qui è un barbecue, ok? È un modello, diciamo, che noi abbiamo preso spunto dagli americani, mutuato dagli americani, al coperchio. Ora direi, a che serve il coperchio? Fondamentalmente con questo ci si diverte un po' di più, si possono fare ricette più divertenti. Ad esempio qui si può affumicare, si può utilizzare il fumo come se fosse un ingrediente. Qui ovviamente non è possibile. Questo è più funzionale, diciamo. Questo ha 6 marce, questo ce n'ha 4. Qui, come le marche? Esattamente. Quanto costano questi barbecue? Questo barbecue si aggira intorno ai 200 euro. Queste griglie si trovano a 90-80 euro, si trovano anche, insomma, abbondantemente sotto i 100 euro. Però, ripeto, stiamo parlando 4 marce e 6 marce. Quindi il prezzo, la differenza di prezzo è giustificata dalle performance. Certo. Quali tipi di carne sono indicati per l'uno e per l'altro? Allora, in realtà vanno bene tutte le carni per entrambi i dispositivi di cottura. Bisogna vedere se si tratta di, se uno si vuole dilettare un po' di più e vuole sperimentare qualche ricettina più sfiziosa, questo è sicuramente un barbecue migliore. Se si vuole fare la classica grigliata della domenica, cuocere le nostre bistecche, le nostre salsicce, senza star troppo là a menarsela, certo, a pensare a ricette complicate, questo va più che bene. Vediamo un po' di messaggi che arrivano sul nostro canale WhatsApp, probabilmente da appassionati di barbecue. A me piace la carne al sangue, ma spesso la parte centrale rimane troppo fredda. Come devo fare? Molto semplice. Sì. Si tira fuori la bistecca 2 o 3 ore prima di metterla sulla griglia. Okay? Dovrebbe, questa è una regola, diciamo, di buon senso. Se la togliamo dal freezer o dal frigorifero, la mettiamo sulla griglia, è normale che il cuore sarà sempre freddo. Allora, molto importante in questi barbecue sono certamente i condimenti, no? Sì, certo. Quali sono i condimenti che non devono mancare per un barbecue perfetto? Allora, se vogliamo strizzare l'occhio oltreoceano, la salsa barbecue a base di passata di pomodoro, aceto e qualche, diciamo, sale e pepe. Altrimenti, se vogliamo rimanere nell'area mediterranea, una meravigliosa marinatura a base di olio, sale, pepe, rosmarino, alloro. Ecco qua che abbiamo due salse diverse, due continenti diversi. Oppure, se avete della maionese in casa, si può fare la salsa Alabama, no? Basta aggiungere un po' di aceto e un po' di limone alla maionese, si mescola e viene una salsa molto comune in Alabama, da cui appunto prende il nome. Quindi, insomma, ci si può anche sbizzarrire, si può divertire tantissimo sulle salse. Vediamo un altro messaggio
che arriva sul nostro canale WhatsApp. Il sale sulla carne va messo prima o dopo la cottura? Allora, questa è un'altra leggenda metropolitana, un altro mito, no? Allora, sì, state tranquilli, il sale, metterlo prima, non seccherà la vostra bistecca, non seccherà la vostra salsiccia, non seccherà il vostro arrosticino, si può tranquillamente mettere prima, non avviene l'osmosi, no? La gente è convinta che il sale arriva là e succhia l'acqua dalla bistecca, no, in realtà non avviene, nemmeno con salature lunghe, molto lunghe, quindi si può tranquillamente mettere prima, anzi io lo consiglio perché fa una crosticina molto saporita, poi un giorno te la faccio assaggiare. Sì, un giorno, io non mangio la carne, però insomma... La facciamo sul pesce, facciamo un crosta di pesce. Volentieri, va bene. Va bene. Quindi si può mettere prima. Visto che il nostro Ruschioni vi ha dato un po' di dritte sulla, sui condimenti, allora facciamo vedere ai telespettatori come si prepara la salsa Alabama. 200 g di maionese, un cucchiaio di succo di limone, due cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero. I barbecue a gas o elettrici hanno dei difetti? Beh, allora, sono poco romantici, passatemi il termine, ok? Io faccio sempre l'esempio, il barbecue a carbone, a legna, è come una moto enduro, ti porta lì dove vuole lei, no? Con emozioni particolari. Quelli elettrici ci vuole la prolunga, innanzitutto. Certo. Quelli a gas sono come uno scooterone, avete presente di scooter quelli con la frizione automatica, no? Vanno anche loro, ma sicuramente generano meno emozione. Meno emozione. Legno, legna o carbonella per fare la barbecue all'antica? Il miglior legno per grigliare è la quercia o il leccio, ma se non avete il bosco dietro casa tocca andare a comprare il carbone, no? il sacco bosco di carbonella. Dietro casa, mi sembra un po' complicato. Alcuni ce l'hanno, però diciamo, chi abita in campagna, beati loro, chi abita in città si deve adeguare, deve comprare il carbone e la carbonella. Lo sai che il miglior carbone proviene dal leccio, che è un cugino della quercia, e viene prodotto in Calabria, pensa. Addirittura. È apprezzato in tutto il mondo, il carbone calabrese. La carbonella giusta? Invece come si sceglie? Due indizi per la carbonella. Allora, uno da spenta. Sì. Voi dovete prendete due pezzi di carbonella, li percuotete diciamo tra loro. Sì. Se sviluppa un suono vitreo è di buona qualità. Seconda prova è il carbone quando è acceso. Se eccede in scintille vi hanno rifilato un carbone di scarsa qualità. Perché il carbone quando è in accensione deve fare poche scintille. Vabbè, insomma, ti vedo preparato, Ruschioni. Torniamo al centro dello studio dove ci aspetta la professoressa Laura Di Renzo, nutrizionista, docente di chimica degli alimenti all'Università Tor Vergata. L'ho incuriosita con questo spazio. Moltissimo, mi ha divertito più che altro. L'ha divertito. A cosa dobbiamo stare attenti, professoressa, quando mangiamo la carne? Perché lì ne mangiamo parecchie. Ma intanto dobbiamo stare attenti alla qualità della carne, alla scelta della materia prima, e consiglierei come diciamo un Made in Italy piuttosto controllato, perché ci sono tutte le certificazioni del caso, quindi una carne di alta qualità che sia magra e fresca. Queste sono le caratteristiche della carne che ci permettono di mangiare la carne a tutti, dai bambini agli anziani, e in dosi moderate, ma diciamo una bella bistecca di 300, 200, 300 grammi una volta a settimana. Una volta a settimana. Quali carni al sangue possiamo mangiare senza correre rischi? Qui c'è un problema di sicurezza alimentare, perché abbiamo che la cottura in qualche modo sopra i 65 gradi distrugge la maggior parte dei patogeni, quindi sarebbe il caso di mangiarla quasi sempre cotta. Del resto, d'altra parte, più spingiamo avanti la cottura, e questo è il caso del barbecue, della brace, più si formano sostanze tossiche, i policiclici, l'acrilamide, le furosine, e quindi la cottura deve essere lenta e a bassa temperatura. Questa è la condizione migliore. Se vogliamo però scegliere una carne cruda, ci orientiamo su una carne di manzo che sia stata controllata da filiera controllata, che sia stata diciamo refrigerata prima. E non farei però quella cosa di tirarla fuori dal frigo 2 ore e lasciarla sul tavolo, perché quello fa contaminare di nuovo una carne che magari è arrivata nel frigorifero in condizioni idonee. Tenete a mente i consigli della nostra nutrizionista, la professoressa Di Renzo, che non sbagliate. A proposito dei tempi di cottura, Ruschioni, quali sono per le varie carni? Allora, intanto quando abbiamo diciamo un barbecue, avevo piacere di dire una cosa. Se stiamo pochi, tendenzialmente la gente va sul manzo, no? Perché è un po' più expensive. Quindi generalmente una grigliata con poche persone si concentra sul manzo. Quando si è più persone, bussa alla nostra porta il miglior amico del grigliatore, che è il maiale, a mio avviso, che oltre ad avere costi contenuti, negli anni ha anche migliorato
cambiato i suoi standard qualitativi, perché c'è stata tanta ricerca, hanno cambiato ad esempio la dieta degli animali. Rispetto a un maiale di 30 anni fa, magari la professoressa mi può, diciamo, confermare, il colesterolo presente nel grasso degli animali è del 30% inferiore. Per quanto riguarda, diciamo, tempi di cottura, io giro sempre con questi, guarda. Sono due termometri, sì. Okay. Uno è addirittura digitale, mi segnala la temperatura al cuore della carne sul cellulare, questo è analogico, lo infilate, aspettate che arriva. Cioè sul cellulare uno arriva, esatto, gli arriva la temperatura della carne, esatto, stiamo arrivando proprio a dei livelli incredibili, cioè detto, uno vuole sapere quanto è calda la carne, qua, arriva sul cellulare. Se hai l'influenza va bene anche per quello. L'influenza e arriva sul cellulare, quindi esatto. Uno non la guarda dal termometro, ma direttamente... Vabbè. Amen. È vero che c'è meno colesterolo nella nuova carne di maiale, come dice? Ma dipende dall'allevamento. Per esempio, se vengono allevati con i semi di lino, si arricchisce di sostanze antiossidanti. Il maiale che però razzolava, sì, e mangiava le ghiande, era il migliore e aveva una carne a basso contenuto di colesterolo. Quindi l'allevamento fa la differenza. L'allevamento fa sempre la differenza. Tempi di cottura, dicevi? Allora, tempi di cottura, io dico sempre che il cronometro deve essere sostituito dal termometro. Sì. Però, ovviamente, non tutti hanno questi strumentini, poi costano pochi euro, certo. Però tendenzialmente io suggerisco il manzo, gastronomicamente è più intrigante se lo cuociamo al sangue, quindi 2 o 3 minuti per lato, a seconda ovviamente dello spessore. Il maiale o la carne ovina tendenzialmente meritano, hanno cotture più lunghe, ti permettono anche di andare oltre con le cotture, perché sono carni più ruffiane, chiamiamole così, che danno il meglio di sé quando raggiungi un determinato tipo di cottura, intorno ai 70 gradi. Vediamo un po' i tempi di cottura velocemente sulle carni, manzo 7 minuti, maiale 5, poi come ha detto Ruschioni, maiale, agnello, le salsicce di maiale, l'agnello e il pollo vogliono ovviamente più tempo, dei 15 ai 25 minuti. Vediamo se c'è